benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, Venticello, niente nuovo. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Decidono di giocarla all'indietro. Va via di forza. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Riceve un pallone interessante. Guadagna metri. Occasione, prova il tiro. Si sblocca il risultato. Una rete che si è costruita tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Il risultato si sblocca, 1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Goyos. Qui può partire il contropiede. Lavernia. Si libera la grande. C'è spazio per calciare. Continua ad avanzare verso l'area. Ci prova. Splendida reazione del portiere. La butta via e fa respirare la difesa. Interessante azione sulla fascia destra. Prova a giocarla in profondità. Allarga il gioco a destra. De Pablo. E passa. Occasione. Prova la conclusione. Attenzione alla respinta. Buffa l'estremo di Pulsore. 1-2 per mettere la KO. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Prova a metterci piede. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Squadra a riposo, opinioni sulla gara più tu. Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. L'azione è già ripresa. Frazier.
ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Occasione per il contropiede. Si fa avanti in territorio nemico. De Pablo! La sua conclusione manca lo specchio della porta. L'efficienza del contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Non riesce a mantenere il possesso. Vasili. Broca. Lavernia. La mette sulla sinistra. De Pablo, ottima pressione la sua, palla recuperata, lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. De Pablo. E trova il compagno. C'è spazio, occhio! Occhio alla conclusione! Con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ha fintato e trovato l'angolo, davvero spettacolare. Non sapevano più come affrontarlo, li ha ubriacati tutti. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. 3-0 dunque. Lavernia può segnare da lì. Smith. Perde il duello fisico con l'avversario. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Goyos, di forza. Ettich, passaggio sulla destra. E c'è il vuoto del pubblico, seguito la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria.